Castellaneta si prepara ad affrontare l'esperienza dell'Expo di Milano, mettendo in mostra al meglio le sue bellezze. Un video documentario racconterà agli italiani, ma soprattutto agli stranieri, la storia, l'arte e la natura della città del mito. La presentazione in un teatro valentino gremito. Castellaneta indossa l'abito da sera per Expo 2015, la città che ha dato i natali a Rodolfo Valentino, primo vero divo del cinema internazionale, da oggi ha un biglietto da visita che non mancherà di suscitare l'interesse di buyers e turisti italiani e stranieri. Nato da un'idea del fotografo Felice Monopoli, castellanetano d'adozione, il video documentario presentato al Teatro Valentino racconta le straordinarie bellezze di un territorio dalle potenzialità turistiche ancora inesplorate. Due anni di riprese, immagini mozzafiato realizzate anche con l'ausilio di un drone, il progetto patrocinato dal comune di Castellaneta punta i riflettori sulla storia, l'arte e la natura della città del mito. Castellaneta, lo abbiamo detto più volte, ha un territorio molto vasto che parte dalle colline e arriva fino al mare. Crediamo fortemente come amministrazione che valga la pena raccontarlo anche con immagini, ed è quello che abbiamo chiesto a Felice e che è stato fatto. È stato tradotto anche in inglese questo filmato, ma io stasera alla presentazione mi permetterò di chiedere all'amico Felice di farlo tradurre anche in altre lingue. L'idea è ambiziosa, portare all'attenzione della platea internazionale un territorio a cui non manca davvero nulla, costellato di monumenti naturali e masserie storiche, che si estende dalle Gravine al mare. Traduzione e speech in inglese del videodocumentario sono stati curati da Valentina Monopoli, voce narrante della versione italiana Maurizio Vacca. Il montaggio è stato curato da Angelo D'Onofrio. Nasce dalla voglia di far conoscere il nostro territorio ai nostri figli e con l'aiuto della rete andare oltre ogni confine. Ci sono circa 2 anni di riprese dove io ho utilizzato un drone e ho sorvolato il centro storico di Castellaneta e gran parte delle sue chiese presenti all'interno dello stesso centro storico. Io spero di emozionare con queste immagini e comunque spero che Castellaneta sia conosciuta nel mondo non solo per Rodolfo Valentino, che è stato un grande divo di Hollywood, ma anche per il suo territorio, che è variegato, e per le sue chiese, il suo centro storico, le sue gravine, perché Castellaneta ha numerose gravine con diversi insediamenti rupestri al suo interno. Teatro gremito per la prima del videodocumentario. I castellanetani hanno decisamente gradito l'iniziativa. La serata, presentata da Vito Campanella, è stata allietata dal quartetto d'archi L'Altro Novecento. Anche il neovescovo di Castellaneta non ha voluto far mancare il suo sostegno all'iniziativa. Sto imparando a conoscere un territorio e certamente sappiamo quanto il territorio e anche la struttura, le strutture e le bellezze che caratterizzano un territorio poi plasmano anche le persone e le persone plasmano il territorio, per cui conoscere il territorio è in qualche modo entrare ancora più nel cuore delle persone. Grande attesa dunque per l'accoglienza che il pubblico di Expo 2015 riserverà a questo eccezionale racconto filmato di Castellaneta, ma c'è da scommettere che le prospettive per la città del Valentino diventeranno sempre più ampie. L'avventura è già cominciata. We'll be right back.